16 marzo 1978, il fasanese Franco Zizzi, parte della scorta dell'onorevole Aldo Moro, viene assassinato dalle Brigate Rosse, nell'agguato in cui, oltre a perdere la vita, altri quattro poliziotti, viene rapito il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Il terribile agguato avvenne a Roma tra via Fani e via Stresa nel giorno della presentazione del nuovo governo, guidato da Giulio Andreotti. Questa pagina di cronaca nera è ricordata ogni anno in tutta Italia per non dimenticare le vittime di questo vero e proprio attentato allo Stato italiano, un evento che ha segnato la storia politica e sociale del paese ed è ancora oggi oggetto di discussione. Come ogni anno, in occasione dei 34 anni dalla strage, nella chiesa del cimitero di Fasano è stata celebrata una messa in ricordo del vicebrigadiere di polizia Zizzi. Presenti rappresentanti delle forze dell'ordine e istituzioni locali. La cerimonia commemorativa si è conclusa dinanzi alla tomba monumentale del poliziotto fasanese, dove il primo cittadino Lello Di Bari ha lasciato un omaggio floreale e don Claudio Machitella ha dato la sua benedizione, commossa dopo 34 anni. La sorella del brigadiere. È lo stesso ricordo, come se fosse stato il primo anno. È un'emozione forte che si prova, un amore grande per lui. Ci auguriamo di ritrovarci in cielo, perché siamo credenti e crediamo che la sua morte non sia stata vana, crediamo in Dio, crediamo nel fatto che potremo rincontrarci. Così come ha detto il cappellano militare durante la celebrazione della messa, per qualcosa sarà servita la sua morte, per noi, per tutti, per la società civile. Una giornata importante perché serve a farci ricordare quello che un nostro concittadino ha fatto, suo malgrado, immolandosi per la patria per garantire a tutti noi uno Stato libero. Quindi un momento estremamente importante, un momento estremamente emozionante e commovente. Noi dobbiamo iniziare dal ricordo, ricordando il sacrificio di quest'uomo, di questo appartenente al corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il brigadiere di pubblica sicurezza Zizzi immolò la sua vita per difendere le istituzioni, adempiendo a quello che era il suo dovere, il suo compito. Questo ci deve servire per ricordare, ma anche perché ci deve servire da stimolo, perché la nostra attività deve vivere proprio nel ricordo di quel sacrificio. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio, che nella tua misericordia